Ciao a tutti, siamo di nuovo qua per parlare di Game of Thrones. Come ho detto precedentemente, questo mese i video saranno un po' monotematici in vista della prossima stagione. I video, diciamo quelli normali, torneranno molto presto, non preoccupatevi. Oggi però, come detto anche nel video precedente, vorrei parlare di voi di una teoria in particolare che è quella sul destino, diciamo, in particolare di Jaime Lannister. Devo assolutamente premettere, a quanto pare, viste cose che sono successe, che tutto quello che dirò in questo video sono assolutamente teorie, non sono cose che io do per assodate che sicuramente succederanno, sono teorie che ho letto, che mi sono state dette da conoscenti, che ho trovato online, che ho studiato, che mi sono scritta. Premetto che io ho letto tutti i libri, che ho visto tutta la serie e sì, premetto anche che Jamie è attualmente il mio personaggio preferito sia nei libri che nella serie TV. Però non sto facendo questo video perché Jamie è il mio preferito, ma perché questa teoria è una delle più famose e più gettonate e metterla insieme alle altre avrebbe significato perdere molto della spiegazione che riguarda la teoria e quindi ho voluto fare un video a parte. Fine delle premesse, cominciamo. Allora, io ho scritto, non so, cioè, se riuscite a capire quanta roba io ho scritto su questo qua. La particolarità di questa teoria è che unisce due profezie. Le profezie di cui parlo sono ovviamente quella di Azor Ahai. Se non sapete di cosa sto parlando, vi rimando a un video che ho fatto ormai anni fa su Azor Ahai. Lo metto nelle schede, e quella del Valonqar, idem schede. Per riassumere brevemente, Azor Ahai è stato un eroe leggendario che per cercare di sconfiggere le creature della notte cercò di forgiare questa spada leggendaria Lightbringer in tre forge diverse. Durante la prima forgia cercò di temprarla nell'acqua ma la spada si ruppe, durante la seconda forgia catturò un leone e temprò la spada trafiggendo il cuore del leone ma anche lì la spada si ruppe, alla terza forgia per temprare la spada trafisse il cuore di sua moglie Nissa Nissa. In quel momento la spada venne forgiata e quella spada è appunto Lightbringer. Mentre per quanto riguarda il Valonqar, è questa profezia che viene fatta a Cersei quando era piccola, diciamo, da questa strega dei boschi, Maggy la rana, che alla domanda di Cersei se sposerà il principe, lei ovviamente stava riferendo a Rhaegar, le risponde che non sposerà il principe ma sposerà il re, si riferiva a Robert, le riesce a prevedere anche la morte di tutti i suoi figli e alla fine le prevede che verrà uccisa dal Valonqar. Ci sono varie speculazioni su chi può essere questo Valonqar. Valonqar è la parola valeriana per piccolo fratello. Ovviamente tutti pensano che negli anni insomma hanno pensato che potesse essere Tyrion perché è più piccolo rispetto a Cersei, ma si è fatta sempre più strada la teoria che potesse essere Jaime, perché pur essendo gemello di Cersei è nato dopo, quindi rimane comunque più piccolo di Cersei, anche se di pochi secondi. Quindi questo è proprio il riassuntone delle due profezie di cui andremo a parlare. Comunque vi rimando i video nelle schede. Per poter parlare di Jaime associandola a queste due profezie dovremmo fare un po' di excursus storico della sua vita. Quando noi conosciamo per la prima volta Jaime è il classico personaggio molto negativo, molto arrogante, molto presuntuoso, senza molti scrupoli. Infatti è quello che butta giù Bran dalla torre senza farsi troppi problemi. E scopriamo subito, grazie a dei confronti che ci sono, soprattutto con Catelyn, che è un personaggio molto importante della storia di Jaime, che viene ritenuto da tutti, o quasi, un traditore, un vile, un arrogante, una persona molto negativa. È importante però secondo me capire il suo punto di vista. Mi rendo conto che sembra un discorso molto da fangirl, ma è così, nel senso, noi non sappiamo. Sì, sappiamo quello che è successo con il Re Folle, eccetera, ma il suo punto di vista, fino a praticamente metà serie TV e anche nei libri comunque, finché non è lui a raccontarci tutta la storia, ci viene solo detto che sì, lui l'ha ucciso perché era pazzo, eccetera. Non ci viene mai spiegato fino a molto più avanti i veri motivi per cui un gesto così è stato necessario. Quindi ora che lo sappiamo, è bene analizzare la psicologia che ha portato Jamie a compiere quell'atto. E questo è molto importante per arrivare a formulare la teoria su cui si basa questo video. Lo so che è una roba lunga, però serve, fidatevi di me. Sappiamo, perché è stato dimostrato che Jaime non ha mai avuto smanie di potere, a differenza di suo padre, a differenza di Cersei. Infatti, una grande dimostrazione di questa cosa è il fatto che lui si arruoli nella Guardia Reale, rinunciando di conseguenza a diventare l'erede di fatto di Castelgranito. Uno dei motivi scatenanti di questa sua scelta è ovviamente stare vicino a sua sorella. Cersei
è da sempre l'anello debole di Jamie e lo rimarrà fino ad adesso, perché è riuscito a staccarsi da lei praticamente ora, solo adesso. Loro hanno questo legame ovviamente strettissimo che poi è sfociato in cose malate, tipo incesti, però che ovviamente nasce nella pancia della loro madre, che poi appunto prosegue in età adulta. Mi rendo conto che per quanto sia disturbante il fattore incesto, se si prende la loro storia d'amore come una comune storia d'amore. Secondo me è molto bello quello che Jamie fa per tutto l'arco narrativo. Mi rendo conto che nella serie TV, perché nei libri lui è molto diverso, nella serie TV lui verso la fine è veramente scemo e sono d'accordo con voi, però in passato quello che ha fatto per stare vicino a Cersei, secondo me è molto bello, poi questo è discutibile, me ne rendo conto. Il fatto poi che lei sia un personaggio molto negativo, capisco che sia disturbante anche questo, però secondo me quando ami una persona non ti rendi conto, cioè non riesci a vedere in modo cristallino quello che veramente è, non so come dire, non riesci a vedere le mancanze dell'altra persona in modo obiettivo, non so se mi sono spiegata comunque. Quindi Jamie si arruola nella Guardia Reale, ma non mette in conto che così facendo, quindi volendo stare a tutti i costi vicino a sua sorella, diventa un po' un ostaggio nelle mani del Re Folle, che comunque lo usa per tenere un po' le briglie a Tywin. E di conseguenza in quel periodo lì Tywin se ne andrà da King's Landing portandosi via Cersei e Jaime rimane da solo, avendo giurato fedeltà al Re Folle, è obbligato a stare zitto, a stare in silenzio, a obbedire, anche se comunque davanti ai suoi occhi si stanno verificando cose terribili. Tutto questo affinché Robert non inizia la sua ribellione. In quel momento Jamie inizia a, non dico sentirsi legittimato, però inizia ad aprire un po' gli occhi, inizia a capire che può fare qualcosa. E noi inizialmente sappiamo che lui decide di uccidere il Re Folle di sua iniziativa. Quindi con questo racconto la gente, con il racconto che poi viene fatto da Ned, perché Ned Stark è il primo che entra nella stanza del trono, da questo racconto Jaime viene etichettato da tutti come Kingslayer, traditore, insomma, Oathbreaker, eccetera, eccetera. Quello che poi si viene a sapere è che il Re Folle voleva bruciare tutta King's Landing, era ormai delirante, e che Jaime quindi ha ucciso il Re Folle per salvare l'intera città. E che quindi questa cosa mette un po' un'ombra su Eddard, che è entrato e la prima cosa che ha fatto non si è domandato motivazioni, niente, ha semplicemente giudicato senza sapere. Cioè, la prima cosa che ha fatto è stata giudicare senza domandarsi niente. E secondo me una delle cose più belle che ha Jamie come personaggio è proprio questa doppia faccia che ha. Cioè, lui da quel momento ha messo un muro con le persone, ha messo una facciata, che è quello che vediamo a inizio serie, quindi questa facciata da presuntuoso, da persona sgradevole, che è proprio un meccanismo di autodifesa, perché è troppo doloroso far vedere la parte vulnerabile, che poi è quella che viene fuori con la mano tagliata. Quando la mano viene tagliata, quella è la mano che ha ucciso il Re Folle, quella è la mano che simboleggia Jaime come Kingslayer. Togliendo quella, una parte di lui se ne va ed è proprio quella facciata lì, quella facciata che era stata messa dopo quel fatto lì, il fattaccio della morte del Re Folle. Una cosa molto importante che va sottolineato ovviamente è il rapporto con Brienne. Brienne per Jaime è un personaggio da svolta, nel senso è un personaggio che gli insegna il valore delle cose in generale, in particolare il valore di quanto è importante mantenere una parola, il valore di fare qualcosa di buono, di fare la cosa giusta. È il personaggio che lo indirizza verso la strada giusta, verso la retta via. Ed è anche interessante il modo in cui la serie e i libri sono diversi. Jamie nelle Terre dei Fiumi, nei libri, non è, cioè è in un mind setting diverso rispetto alla serie. Nella serie Jamie è ancora tanto succube di Cersei, mentre nei libri è già un po' più libero mentalmente. Riesce già molto più a ragionare e a capire che c'è qualcosa di molto sbagliato in Cersei, mentre nella serie li hanno voluti tenere più uniti fino alla fine, diciamo. Ovviamente abbiamo questo fantastico monologo di Jaime nella vasca, quella a parte che è la mia scena preferita di sempre, quella, ma vabbè, da
dopo la perdita della mano, Jamie fa un sacco di cose positive. A parte la scena, secondo me una delle più rilevanti è la scena davanti al White Book della Guardia Reale, in cui vengono segnate tutte le imprese delle persone della Guardia Reale. E Joffrey gli fa notare che la sua pagina è bianca e lui gli risponde: c'è ancora tempo. Lì Jamie capisce che lui può fare quello che gli pare, cioè può essere lui stesso artefice del suo destino, banalmente. Da lì lui, appunto, nelle Terre dei Fiumi fa cose buone, decide di avere un approccio non violento, salva persone innocenti. Da qui in poi lui decide di aprirsi con i suoi figli, cioè abbiamo una scena dove dice a Myrcella che è suo padre, cose mai successe prima. Quello che cerca di fare è essere ricordato, essere riconosciuto per cose positive e non per essere The Kingslayer, Oathbreaker, eccetera. Una questione molto importante per Jamie, non tanto nella serie quanto nei libri, è l'incontro con Lady Stoneheart. Lady Stoneheart per Jamie è un personaggio molto importante, se non sapete di cosa sto parlando, anche se penso di sì, ormai lo sanno tutti. Penso di fare un video, non so quando, forse presto, forse no, su Lady Stoneheart. Se non sapete chi sia, vi consiglio di non vedere questo pezzo di video perché è un enorme spoiler nei libri. Comunque, adesso vi metto magari il minutaggio di quando ho smesso di parlarne. Ok, Catelyn Stark per Jaime è stata un personaggio importantissimo, a parte che è la madre delle figlie che ha promesso di riportare in salvo e nei libri sono ancora disperse. Poi appunto da Bran che cade è nato tutto, quindi diciamo che Jaime in un certo senso può essere incolpato di tutta la vicenda. In più appunto i Lannister sono un po' la causa del Red Wedding, lei essendo una Stark acquisita ma pur sempre una Stark, c'è anche quello. Quindi è un po' la personificazione di tutti i mali che ha fatto Jaime e potrebbe essere, anzi sarà, un ulteriore mettersi a nudo, avere un riflesso di quello che sono stati i propri sbagli, i propri peccati, insomma una redenzione ulteriore. Poi non so cosa potrebbe succedere, potrebbe anche morire, potrebbe entrare nella Brotherhood, potrebbe ucciderla, non lo so. Spero che l'incontro avvenga, anzi è quasi sicuro che avverrà nei libri ed è un ulteriore ostacolo che il personaggio di Jamie dovrà sostenere. Ed è questa la bellezza, secondo me, del personaggio di Jamie, che ha costanti sfide da sostenere a livello psicologico e fisico, ed è un personaggio molto complesso che continua a evolversi e non è assolutamente un personaggio piatto, ma ha tante sfaccettature che lo rendono interessante, semplicemente. Ma veniamo ad Azor Ahai. Dunque, sappiamo tutti che, come ho detto prima, la profezia di Azor Ahai si sviluppa in tre parti, diciamo, le tre forge della spada. Proviamo a mettere queste tre parti nella vita di Jamie, banalmente. La cosa da capire è che in questa teoria Azor Ahai e la spada, quindi Lightbringer, sono la stessa cosa. Cioè, nel senso, secondo questa teoria, è una teoria molto metaforica, cioè non c'è come Stannis che pensava di essere lui Azor Ahai, aveva letteralmente una spada infuocata, o Dondarrion che ha letteralmente una spada infuocata. Questa è molto più concettuale, forse per questo che la trovo più plausibile, un po' per appunto per la storia di Jamie, un po' per il personaggio che è, un po' per il fatto che è rimasto vivo fino adesso, perché appunto essendo più concettuale, meno in your face, potrebbe essere plausibile. Ovviamente, ripeto, sono teorie, ditemi come la pensate voi, non voglio, cioè, c'è sempre John che è l'eroe della storia, quindi ok, vabbè. Prima forgia della spada, Azor Ahai, tempra la spada nell'acqua, la spada si rompe. Scena di Jamie nelle vasche, appena dopo che la mano gli viene tagliata. Scena bellissima, monologo stupendo, la mia scena preferita di sempre. Brienne è la prima persona sconosciuta, sì, hanno viaggiato insieme, ma non avevano ancora raggiunto un rapporto di intimità, che sa la verità su Jamie. Jamie ha perso tutto in quel momento, ha perso la sua mano, ha perso, cioè lui arriva a dire: io ero quella mano, la mano che ha ucciso il Re Folle, la mano che teneva la spada. Lui ha fondato la sua vita sulla spada, si è arruolato nella Guardia Reale, la mano simboleggiava tutto per lui, l'ha persa, ha perso tutto e arriva a confessare quello che è successo veramente quel giorno in cui ha ucciso il Re Folle. Dopo questo racconto, Jamie sviene nella vasca. Questo secondo me è il primo momento di
tentata redenzione di Jaime, in cui confessa da dove nasce il Kingslayer, dice a Brienne di non chiamarlo più Kingslayer, di chiamarlo Jaime. Questo dimostra il suo voler iniziare un percorso di redenzione, chiedendo di essere chiamato Jamie, ma poi appunto sviene nella vasca e basta. Quindi questa potrebbe essere la prima forgia fallita, tra virgolette, di Lightbringer. State con me, state con me, ci siamo. Seconda forgia, Azor Ahai prende un leone, tempra la spada trafiggendone il cuore. Sappiamo che quando Jamie libera Tyrion, quando sta per essere messo a morte, gli confessa di Tisha. Tisha era la prima moglie di Tyrion, che poi viene a sapere che era una prostituta assunta da suo padre, e che era tutta una messa in scena di suo padre e di Jaime. Tisha verrà poi successivamente stuprata a turno da agente e uccisa. Jaime, appunto, quando libera Tyrion, gli confessa che in realtà Tisha non era una prostituta e che lui sapeva tutto. Questo è quello che simboleggia trafiggere il cuore di un leone. Jaime che confessa finalmente, dopo anni, la verità a Tyrion, una verità enorme che lo ferisce profondamente, ma Jaime, che porta questo peso da tutta la sua vita, riesce finalmente a liberarsene, a essere onesto con suo fratello, però facendogli del male. Tra l'altro, se non fosse sufficiente questa simbologia di leoni trafitti nel cuore, Tyrion viene liberato e poi uccide Tywin trafiggendolo con una freccia. Quindi di leoni trafitti ce ne sono abbastanza. Quindi questa sarebbe la seconda forgia, ma ci viene dimostrato che non è sufficiente, che fallisce, perché poco dopo comunque Jaime si dimostra una persona comunque non cambiata, perché fa cose comunque deplorevoli. C'è questo dialogo con Edmure in cui dice cose terribili, dice che per Cersei lui farebbe di tutto, anche con le cose più terribili. Quindi sì, Jaime inizia a fare cose giuste, ma comunque torna sempre a Cersei, cioè torna sempre da lei, continua a rimanere attaccato alla fonte di tutti i suoi mali, che è Cersei. Quindi Cersei va estirpata. La terza forgia, che è appunto Azor Ahai, che trafigge il cuore di Nissa Nissa, è appunto la morte di Cersei. Qui forse è una cosa che vedremo più nei libri, anche se comunque una teoria che io vedo probabile sia per la serie che per i libri. Però, contando dov'è Jamie adesso, la vedo più da libri. Jamie che torna a King's Landing, trova la città, o la città distrutta, o il tempio di Baelor distrutto. Gli scatta qualcosa, capisce che Cersei va fermata. Appunto, lui viene da un'esperienza simile con il Re Folle, quindi vede Cersei sul trono, capisce che deve fare qualcosa e la uccide. Appunto, c'è questa simbologia dietro a Cersei e Jaime, appunto, nati insieme, morti insieme, die together, eccetera. In un certo senso, se questa teoria qua è vera, cioè quindi Jaime uguale a Azor Ahai, in un certo senso lui morirà, cioè Jaime morirà e rinascerà Azor Ahai, rimane la cosa del die together. E qui le cose si fanno complicate, nel senso che ci sono queste due teorie che si incrociano. Prima parlavamo appunto del Valonqar. Maggy La Rana dice a Cersei che il Valonqar la ucciderà per strangolamento, quindi il Valonqar chiuderà le mani intorno alla sua gola. Sappiamo benissimo che Jaime rimane, ne ha una, però state con me, ok? A rivangare questa cosa qua c'è anche la frase di Tyrion che dice: arriverà il giorno in cui sarai felice, ti sentirai al sicuro e ogni tua gioia diventerà cenere nella tua gola. Questa frase secondo me ha molto significato, perché il giorno in cui ti sentirai salva e al sicuro, in questo momento storico nella serie TV, Cersei si sente salva e al sicuro, mi spiego. Tutto sta accadendo a nord e a Cersei non frega niente. Cersei ha assunto la Golden Company per fare da bodyguard. Lei si sente salva e al sicuro perché tutto accade a nord, non gliene frega niente, gli altri possono morire. A Cersei non è rimasto niente. L'unica cosa, l'unica persona che può sperare che rimanga dalla sua parte è Jaime, anche se in questo momento Jaime gli ha voltato le spalle nella serie TV. Se questo scenario può verificare nei libri, allora questa frase di Tyrion potrebbe tranquillamente avverarsi, quindi ogni sua gioia, l'unica gioia che può essere rimasta a Cersei è Jaime, si tramuterà in cenere nella sua gola. E qua veniamo alla cenere nella gola di Cersei. Mi rendo conto che è un po' incasinato perché purtroppo abbiamo libri e serie TV e io non so bene come aggiustarmi tra le due, appunto perché
Secondo me questa teoria qua è plausibile in entrambe le cose, in modi diversi, perché nei libri purtroppo siamo indietrissimo, Jamie è ancora in giro nella terra dei fiumi, è un bordello, mentre nella serie siamo praticamente alla fine, quindi state un attimo con me, cercate di seguirmi, poi magari nei commenti parliamo meglio. Appunto, Valonqar e Azor Ahai. Azor Ahai uccide Nissa Nissa con una spada nel cuore, il Valonqar la uccide per strangolamento. Come fa Jamie a uccidere Cersei per strangolamento e ucciderla anche con la trafitta nel cuore? Allora, quando ho letto questa teoria qua, io non ci volevo credere, nel senso che secondo questa teoria qua, Lightbringer è la mano di Jaime. Quindi questa gente che parla di questa teoria pensa che Lightbringer sia la mano di Jaime che prende fuoco. Da qui cenere nella gola, eccetera. A me visivamente, inizialmente non mi piaceva l'immagine di Jaime con la mano infuocata. E non penso neanche. Pe non penso che vedremo Jaime con la mano infuocata. Penso più che altro che lui come persona sarà il simbolo di Azor Ahai, di Lightbringer. Non ci sarà nessun'arma particolare. Sarà lui un'arma per la vittoria, per la rinascita, eccetera. Il fatto di trafiggere Nissa Nissa al cuore è il fatto che sarà Jaime a ucciderla e Cersei, quando realizzerà che sta morendo per mano di Jamie, sarà trafitta al cuore. Però morirà per strangolamento, quindi sarà la mano di Jamie, quella d'oro e quella non d'oro, a ucciderla. Poi magari ci sarà qualche strano fenomeno paranormale per il quale la mano di Jamie prenderà fuoco per qualche nanosecondo e strangolerà Cersei bruciandole la gola. Può benissimo succedere perché, non lo so, può essere. Appunto, Lightbringer è una spada infuocata. Nel momento in cui Jaime si libera di Cersei, quindi si libera della sua parte malvagia, quella che più lo rende corrotto, Jaime diventerà un'altra persona, tornerà a essere una persona normale. E questo cambiamento darà vita a questo eroe, a questa nuova persona. E quindi Lightbringer potrà nascere. Non è impensabile che la sua mano possa prendere fuoco per qualche secondo e uccidere Cersei bruciandole la gola. Ci sono un paio di scene che sostengono questa tesi della mano infuocata. La prima è una scena di Mira e Jojen quando sono oltre la barriera con Bran. Mira gli chiede: quando sapremo che è la fine? Jojen la guarda e la sua mano prende fuoco a caso. E lui risponde: lo saprai. Ok, e poi l'altra cosa che potrebbe essere un indizio, non lo so, potrebbe anche non essere niente, è che quando portano il non morto a Cersei per dimostrare che i non morti sono sensibili al fuoco, Jon dà fuoco alla mano del non morto, solo alla mano. Davanti a Jaime e a Cersei dà fuoco alla mano del non morto. Se tenete conto di questa teoria potrebbe essere, boh, non lo so. Un'altra cosa che mi fa pensare che sia molto plausibile che Jaime uccida Cersei è che comunque loro due sono la coppia che ha un legame più complesso, perché Jon e Daenerys, ok, ma si conoscono dall'altro ieri. Jaime e Cersei sono la coppia più seria, più con un senso che è rimasta. Onestamente, far morire Cersei per mano di qualcun altro non lo so. Sì, forse Tyrion, l'unica persona che avrebbe senso di uccidere Cersei. Uno dei motivi per cui penso che Jaime sia destinato a fare cose grandi è che, anche se non ha mai avuto mire strane di potere, eccetera, ha un approccio di leadership, è capace e ha un approccio diverso rispetto a Jon, rispetto a Daenerys, eccetera. Secondo me lui stesso simboleggia un po' tutto quanto, cioè racchiude un po' l'essenza della storia, cioè non so come spiegare, cioè in Game of Thrones non ci sono buoni e cattivi. Non esistono buoni e cattivi. Anche il personaggio più buono può essere facilmente corrotto, come può essere facilmente redento un personaggio cattivo. È un riassunto, secondo me, molto bello per la storia. Poi mi rendo conto che c'è Ice and Fire, A Song of Ice and Fire, Daenerys e Jon. Ok, va bene, è tutto molto palesemente bello. Però secondo me è un personaggio da tenere molto in considerazione, Jaime, non so come dire. E mi rendo conto che sembra una fangirl che ne parla e ok. Io spero di essermi spiegata perché ho parlato per un'ora e mezza. Fatemi sapere cosa ne pensate e se non vi è chiaro qualcosa, ovviamente nei commenti sarò felice di delucidare. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo in live mercoledì sera qua sul canale. Ho trovato una fantastica scheda per fare il totomorto, quindi il prossimo video sarà il totomorto. E niente, ci vediamo al prossimo video.